Ciao ragazzi, ci vediamo venerdì 19 novembre alle ore 17.30 alla Mondadori Bookstore di Taranto, quella che c'è in via De Cesare. Mi raccomando, non mancate perché farò il mio firmacopie e sarà una giornata super divertente. Ovviamente per maggiori informazioni contattate pure la libreria. Ci vediamo presto, ciao! Nemmeno il tempo di arrivare e sto già assistendo a una cosa assurda. Volete vedere cosa sta combinando Manu? Adesso ve lo mostro. Si può sapere che stai facendo? Sto giocando con l'altalena di Noemi. E ti sembra una cosa normale alla tua età? Sì. Come sì? Io sto giocando con l'altalena di mia sorella. Cosa c'è di strano? Non lo so, forse perché sei un po' fuori misura? Io ti consiglio di scendere subito, prima che Noemi se ne accorga. Esatto, è un consiglio che ti do anch'io. Infatti non glielo dovete dire. Ma se ne accorgerà, perché guarderà poi il video su YouTube. Ma Noemi è ancora piccola per YouTube. Fatemi rilassare. Dai Manu, scendi! No! Scendi, altrimenti lo dico a Noemi. No, Noemi! Ok, così scende. Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Manu alla fine si è convinto, sta sistemando l'altalena di Noemi, perché se Noemi spunta è la fine. Vieni qua, vieni qua. Stai qua con me. Dove sei stato in questi giorni? A studiare. A studiare? Perché tu studi? Sì. E che cosa studi? Niente. Come niente? Ma se dici che studi? Studio l'aria. L'aria? Ah, con tutti i suoi fenomeni atmosferici. No, l'aria, la guardo. Guardi l'aria? Pure in questo momento la sto guardando. E che cosa sei, un aereologo? Tu, l'altra volta, sei andato a studiare dal tuo compagno. E Vito siamo rimasti insieme da soli con Noemi per un'ora. Un'ora! Sai cosa significa questo? Certo che lo so. Distruzioni, fenomeni naturali, panico, paura, terrore. Allora lo sai cosa si prova a stare soli con Noemi? Sì, infatti sono scappato. La senti? Certo. Preparati alla tua fine. No! Sul serio vai dal tuo compagno perché vuoi scappare da questa casa? Pensa che sono andato dal mio compagno perché volevo scappare da questa casa, perché c'è Noemi. Hai presente Annabrut? Noemi è 100 volte peggio. Ma che cosa stai dicendo? 100 volte peggio di Annabrut? Sì, Annabrut ha i poteri, Noemi ha i denti. I denti? Sul serio? Sono 4 denti e mi vuole mangiare. Ma cosa dici? Cioè, ma veramente? Tua sorella sì. Ti vuole mangiare? Sì, forse perché sono morbido. Toccami, sono morbido. E non lo so, aspetta, vediamo. Ah, sei bello morbido, è normale che Noemi ti vuole mordere. Mi vuole mangiare pure lui. No, io no, non sono un cannibale. No, dai, smettila. Manu ha ragione. Una volta, mentre ero col telefono, Noemi ha provato a staccarmi un orecchio. Un orecchio? Sì, guarda. Ma no, dai, non è vero. Mi ha fatto malissimo. Da quando hai denti, morde tutto quello che trova. E vabbè, Manu, però un morsino te lo puoi fare dare dalla tua sorellina, cioè... Un morsino. Un morsino, sì. Non tu! Noemi soltanto può mordere Manu e io pure. No, tu no. Io pure? No. Ah! Oh. No. Fatti dare un morsino! No! Ah! No! Uno piccolo? Vito cattivo! Non sono cattivo. Eccola qui! La nostra piccola monella Noemi! Ok, adesso siamo finiti. Ciao Noemi! Guardate, ha visto Manu e già è felice. No! Aiuto! Attenzione, ragazzi, pericolo in vista! Bom 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 bom. No, no! Ti stacca veramente un dito! Aiuto! È impazzita! Prendetelo! Ah, ha visto quella lì! In questo momento sta cercando un sistema per poter raggiungere la pallina. Qui, la pallina. Ok. Manu, ti rendi conto che se ti fai vedere cercherà di morderti? Adesso osserva attentamente. Che stai facendo, Noemi? No, non si mangia la pallina. Sempre che vuoi mangiare, sei. Oh! Ma io volevo la pallina, volevo mangiare. No! Non rubare la mia merenda! Ma smetti di togliermi la merenda? Ciao, ciao! Ciao! Ciao, Noemi! Ciao, Noemi! Ciao, ciao! No! No, 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 non si morde! Non si morde, no, no, no! Tu faccio vedere i dentini! Vediamo i dentini! Che? Ah! No! Ci provo, dai, tanto non mi può mica staccare un dito! Ha beccato il dito di Alessio! Aspetta, sto coso suona? Sì! No, Noemi! Piano! Addio, Minnie, ci mancherai! Ah! Ah! Non ci parlo più con te, basta Manu! Pronto? Noemi? Pronto, sì! Vito sono! Pronto?
Sto parlando con Noemi. Sì, con lei sto parlando. Ho vinto il concorso di bellezza. Noemi, la mia sorellina. Ti ha risposto? Sì. Sicuri sicuri? Al 100%. Ho capito. Che stai facendo tu, piccolina? No, 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 la videocamera no. Come se non mi avesse visto mai. Su una spiaggia con quegli occhi. Bellissima questa scena, cioè il fratellino gli canta una canzone e lei balla. Era sul secondo passo, come un frutto tropicale. Se rivedo questo sguardo. Com'è questo biscottino? A me. Dai, prendi un altro biscottino. Buono questo biscottino. Buono, eh? Lo vuoi? Un morsino? No. Lo vuoi? E non lo vuole più. Non lo vuole più. Un altro, un altro. Immi. Oh, un morsino. Un morsino tu e un morsino io. E io pure l'acqua, Noemi. Io pure l'acqua. Guarda, sta litigando con il biberon. In questo momento sta parlando col biscottino. Gnam. È un aereo? È un missile? No! È Super Noemi! Attenzione! Attenzione, partiamo per lo spazio! Cari vichinghi, ormai la nostra Noemi sta crescendo a vista d'occhio. Che c'è? Che c'è? Vuoi fare la chiusa pure tu? No, se n'è andata. No. Hai visto? Non ci vuole bene. Come al solito, cari vichinghi, se volete far parte del nostro meraviglioso popolo, cosa dovete fare? Spalliciare come i vichinghi, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Nel frattempo Noemi si sta mangiando un ginocchio. Il tuo? Lo so. Anch'io. Ricordate di seguirci su Instagram per non perdere le nostre storie. Noi ci rivediamo ad un prossimo video. E poi come fa Noemi? Ciao! Wow!